La nave affonda. La nave affonda, cari signori. Siamo come la costa Concordia. Ma tanto voi che state ascoltando questo video sarete preoccupati solo dell'apparenza esteriore. Vi starete domandando: ma chi è quella lì che non si vede manco la sua faccia? Ma che importanza ha l'apparenza? La nave affonda, italiani. Siamo come sulla costa Concordia. La nostra classe dirigente si è inchinata al progetto organizzato già 18 anni fa. E noi stiamo qui ad aspettare che cosa? L'arrivo di qualcuno che ci salvi, e chi ci salva magari è peggio di chi ci ha messo nella merda. La nave sta affondando, signori. La nostra classe dirigente si sta comportando come schettino. Si sono inchinati al volere delle multinazionali, al volere dei miliardari sulla faccia della terra, o un potere trasversale che non ha connotazioni ideologiche. Non si sono fatti problemi tra di loro, i miliardari della terra, stabilendo di che nazionalità sono e che punto di vista politico hanno. Vanno tutti perfettamente d'accordo e stanno vincendo. Noi siamo come questi sfigati della Costa Concordia. Il nostro comandante, la nostra classe dirigente si è inchinata a un progetto che è ormai scritto da tutte le parti, ormai che c'è questo progetto che viene portato avanti, ce lo rimpalliamo da un canale all'altro. Quanti sono i canali eretici che continuano a predicare alla popolazione che cosa sta succedendo? Siamo decine e decine, tutte rispettabili e brillanti menti, perché a me fa piacere vedere così tante belle menti ribelli del mio paese, però poi non si quaglia nulla, ragazzi. Sta affondando la nave, sta affondando la nave, signori. E la nostra classe dirigente, come il comandante Schettino, ubriachi di potere, ubriachi di arroganza. E questa ubriacatura gliel'abbiamo fatta venire noi, signori. Ci sarebbero tante cose che si possono fare per far almeno intendere a queste persone che non se la guadagneranno facilmente. La nuova umanità schiavizzata. E invece non facciamo nemmeno le cose più banali. Ma perché non fate come me e non buttate via il televisore, non scrivete una bella raccomandata all'Agenzia delle Entrate e vi rifiutate di guardare la loro televisione? Perché non lo fate? Immaginate milioni di italiani che la smettono di guardare il televisore. Si rifiutano di averlo, non pagano più il canone perché non sono tenuti a farlo. Sarebbe un segnale fortissimo. Ma perché continuate a essere tossicodipendenti tossicodipendenti da Facebook? Anche quello. Ma è possibile che non siete capaci di chiudere l'account? Ma lo sapete che segnale sarebbe? Milioni e milioni di italiani che si rifiutano di utilizzare Facebook. Ce n'è d'avanzo se usiamo YouTube, ce n'è d'avanzo. E lavoratori, lavoratori, ma perché non andate nelle camere del lavoro? Perché non prendete a schiaffi i burocrati del sindacato? Non ribaltate le scrivanie? Ma perché rimanete ancora iscritti al sindacato? Ma che serve ormai? Che serve ormai essere iscritti al sindacato? Ora mi vengono a dire che i lavoratori in smart working saranno sfruttati. Ma quale smart working? Quello è telelavoro. Truffe semantiche, una dietro l'altra. Ce ne sarebbero di cose da fare, italiani, ma non le fate. Avete avuto l'occasione, il 20 e il 21.
Ora ci tenete tanto andare a mettere una crocetta da analfabeti su un pezzo di carta, che se vi fermaste soltanto a riflettere e a osservare la vostra scheda elettorale, e vi accorgeste che sono tre linee di sei caselle, sei, 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 ve lo stanno dicendo, ve lo stanno dicendo cosa stanno facendo questa gente qua. Si chiama urna, come quella dei morti, l'urna elettorale. Siete andati a votare, a mettere la croce, e potevate dare un segnale. E invece che cosa avete fatto? In più di 20 milioni di miei concittadini, allegramente avete rinunciato alla Costituzione e alla democrazia. L'unica cosa che c'era rimasta a noi, alla popolazione, è essere rappresentati in Parlamento. Avete deciso, facendovi ingannare come degli imbecilli, di tagliare la vostra rappresentanza, cara popolazione. Ma non si. Ma se si deve risparmiare? Questi qua, se volevano, si tagliavano lo stipendio, si tagliavano i privilegi. E invece voi avete di nuovo creduto alle cazzate. La nave affonda. E noi come? I viaggiatori della Costa Concordia stiamo qui a ballare e cantare, e intanto la nostra classe dirigente è già scesa dalla nave. Stanno sulla barchetta che li salva dall'affondare. Stiamo imbarcando acqua da tutte le parti. No, io sono pessimista. Non sono pessimista perché di cose che la popolazione italiana potrebbe fare per reagire a quello che sta accadendo e reagire senza nemmeno usare la violenza, ce ne sarebbero veramente tante. E invece si rinuncia a tutto. Ognuno crede che salvando il proprio orticello andrà tutto a posto. Ma non vi accorgete di come ci prendono per il culo. Adesso vogliono introdurre la lotteria dello scontrino. I primi 100.000 privilegiati potranno vincere il premio. Ma non vi ricorda qualche cosa? Non vi ricorda l'America, dove muoiono di fame, a milioni sono in mezzo alla strada la loro unica aspirazione è comprare un biglietto della lotteria per poter risolvere il problema. Ma non vedete che ci stanno facendo la stessa cosa? Oh sì, è vero, adesso premieranno quelli che usano la carta di credito. Informatevi, andate a vedere come funzionerà il meccanismo, sempre ammesso che lo facciano, perché nel frattempo è tutta propaganda, tutta aria fritta. Dovrete entrare nell'applicazione, dovrete avere il cellulare, dovrete avere una serie di condizioni per poter concorrere al privilegio di vedervi restituire due spiccioli di miseria perché avete pagato col bancomat. Eh sì, e ci sarà la corsa, io lo so. Ci sarà la corsa, come c'è stata la corsa per i monopattini, la corsa per il bonus vacanze. E tutti contenti, tutti felici, va bene così, non c'è problema. Io da tutta questa situazione una cosa sola buona ho tratto, che finalmente mi perdono. Finalmente la smetto di essere così severa con me stessa dal voler essere la miglior persona possibile che potevo diventare. Io ho passato tutta la vita, fin dalla mia infanzia, tutta la mia giovinezza, tutta la mia età adulta, a cercare di diventare la miglior persona possibile. E ho cercato di farlo riempiendo la mia testa di libri, tre libri al mese, tre, tre ne leggo. Voi non leggete manco gli articoli che vengono pubblicati sul web, vi limitate a guardare i titoli. 20 milioni e passa di italiani non si sentono delle merde a avere regalato a una classe dirigente criminale che sta affondando il paese la democrazia.
Non si sentono delle merde a avere spazzato via la Costituzione. Ma brutti stronzi che non siete altro, non l'avete pagata con il vostro sangue quella Costituzione. Invece io, nel mio di sangue, nel mio di DNA, scorre il sangue di un ragazzo di 21 anni che ha avuto il coraggio di dire 2 volte no alla Repubblica Sociale, ha avuto il coraggio di farsi trascinare su un camion, di farsi portare in un lager e nel lager ancora ha avuto il coraggio di dire no, no, io non torno a fare il militare per la Repubblica Sociale, no, io non la indosso la camicia nera per sparare ad altri italiani. E sapete, questo povero parente, da un altro parente era stato denunciato, perché questa è la natura del popolo italiano, una natura demoniaca. D'altronde, state qui a preoccuparvi che il progetto sia un progetto di satanisti. Beh, dovete per forza credere in Satana se credete in Dio, ma io in queste cose non ci credo. Ma quale Dio? Ma quali dèi? Siamo noi gli dèi, siamo noi gli artefici della realtà che ci circonda e della prova concreta ce l'abbiamo sotto gli occhi. Ora cominciano a circolare le raccolte di firme perché questi qua hanno deciso, già deciso, signori, non come fate ancora a non capire? Hanno già deciso che lo stato di emergenza verrà protratto fino al 31 di dicembre, ma andiamo avanti così, signori. Guardate che la classe dirigente mondiale ce le sta anche dicendo le cose. Ci stanno dicendo, ah, fino al 2022. Al 2022 deve continuare questa farsa. Ce lo stanno dicendo, è lì, è tutto sotto i nostri occhi. E noi cosa crediamo? Che non lo faranno? Ce lo stanno dicendo, ci stanno dicendo, se non vuoi il lockdown, ti devi mettere la mascherina anche all'aperto, perché per loro è il mezzo più immediato di ricatto che hanno, in attesa di avere l'acqua sporca che loro chiamano vaccino, in attesa di avere il veleno da iniettare a milioni e milioni di persone che, dichiarando che lo fanno per salvare loro la vita. Nel frattempo hanno questa arma di ricatto che si chiama lockdown. E così eccoci qua, con le mascherine all'aperto, con delle situazioni che hanno del ridicolo, che vanno dalle mascherine che devono essere messe in certi orari, le mascherine che devono essere messe in certe vie e in un certo lato della via. Siamo di fronte alle mascherine che devono essere alzate se non si ingoia il boccone, e abbassate se si sta ingoiando il boccone. Cioè, cosa serve ancora a tutti quanti per capire? E l'altra grande tragedia di questo paese è che delle menti brillanti noi le abbiamo. Abbiamo illustri scienziati, dottori, medici che si stanno spendendo per denunciare le menzogne. Abbiamo degli intellettuali che si stanno spendendo scrivendo dei libri, io ve ne cito uno soltanto che sono sicura non andrete nemmeno a leggere, si chiama Protocollo Contagio di Franco Fracassi, un libro che non troverete in nessuna libreria perché dovete scrivere a lui, dovete scrivere a Fracassi per avere questo libro. E che cosa c'è scritto nel libro? Oh, c'è descritto come sono riusciti a combinarci in questo modo, organizzandosi tra di loro, tra miliardari, già la bellezza di 18 anni fa. Stanno vincendo su tutta la linea e non perché sono forti, ma perché siamo noi deboli. La nave sta affondando, signori. La classe dirigente se ne fotte che su questa nave sta già morendo un sacco di gente, ci sono i feriti. Come Schettino, che lui è salito sulla scialuppa di
salvataggio insieme alla gnocca che si voleva trombare, la nostra classe dirigente è là, lontana da noi, che si sta salvando il proprio culo, i propri privilegi, e noi gliel'abbiamo data noi la scialuppa. Io non ho neanche più voglia di scaricare e ripubblicare i video e di divulgare l'informazione. Io mi sto anche stancando di andare in giro a scrivere commenti in italiano a gente che probabilmente non riesce a leggere più di 10 righe. È disarmante questa cosa, è disarmante. Pensare che ci sono paesi come la Spagna dove non hanno delle persone con coscienza critica come abbiamo noi in Italia. E invece noi, che ce l'avremmo anche qualcuno che ci spiega le cose, che ci indica la direzione da prendere. No, noi aspettiamo, aspettiamo che il padrone decida di non sfruttarci più. Aspettiamo che loro rinuncino di loro spontanea volontà a fare affondare il paese. No, signori, ripeto. Questi sono sulla loro scialuppa di salvataggio. Che noi si affondi, che noi si muoia, che noi non si sopravviva a questa faccenda. È proprio quello che vogliono. Comincio a pensare che quasi quasi sarebbe meglio offrirsi subito volontari e dire a Bill Gates e a compagnia cantando, dirgli a Fauci, guarda Fauci, va bene, c'hai ragione, ci mettiamo in lista, dai. Così, con molto ordine, con molta calma, con molta correttezza, ci offriamo volontari per farci fuori da soli, dai. Non stiamo qui a perdere tempo cercando di liberarci da questa oppressione. Offriamoci volontari. Ma arriverà anche in Italia, in Inghilterra. Stanno cercando persone sane che si offrono volontarie per testare l'acqua sporca che loro chiamano vaccino. E questi volontari, com'è che vengono incentivati? Con 3.000 e passa sterline di premio. Cioè, e pensate che non li trovano i disoccupati, che rischiano la loro vita, rischiano la loro salute per testare un vaccino che è veleno? Pur di poter mangiare. Pensate che non succederà anche in Italia, ma presto arriverà anche qui. Presto arriverà anche qui il premio di 5.000 euro per i disoccupati che si offrono volontari per il vaccino. Perché questa è la strada che stiamo prendendo. Ci sarebbero tante cose che si potrebbero fare. Ma a me che cazzo me ne frega di farvi un video pazzesco con gli effetti speciali? Che cazzo me ne frega di farmi vedere la mia faccia? È la sostanza che conta. La sostanza di quello che dico. La nave affonda. Salvatevi.